Ora buono tu, Al solito. E lasciami amministrare la giustizia a questi piccoli uomini feroci. Il magro giudice d'Andrea. Non era ancora vecchio, poteva avere 40 anni. Sbilenco, una spalla più alta dell'altra, camminava di traverso, come i cani. Nessuno però sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose il giudice, ma certo moltissime ne aveva pensate. E specie quando il pensare più triste, di notte. Il giudice d'Andrea non poteva dormire. E come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio di istruzione, non lasciava dormire nessun documento. E per quel processo lì, egli era in preda a un'irritazione smanita. Sì, perché era un caso assai insolito. Quello di Rosario Chiacchiaro, iettatore, che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano capitati sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione? Se ormai da anni era nota in tutto il paese la sua fama di iettatore, chiunque alla vista di Chiacchiaro si ficcava subito una mano in tasca a stringere una chiave o sotto sotto allungava l'indice e il mignolo nell'atto di far le corna o s'afferrava al panciotto i gobbetti d'argento pendenti dalla catena dell'orologio. Orbello. Per evitare una ridicola festa alle spalle di un povero disgraziato, il giudice d'Andrea prese la risoluzione di invitare Chiacchiaro a recarsi nel suo ufficio. Rosario Chiacchiaro. Benedetto uomo, benedetto Chiacchiaro. È permesso? Avanti, avanti. Serva di voi, signorina. Rosinella Chiacchiaro. E voi che ci fate qui? Gesù mio, signor giudice, Vossignoria ha fatto chiamare mio padre. Perché? Che è stato? Non abbiamo più sangue nelle vene per lo spavento. Calmatevi, sedete. Di che vi preoccupate? È che noi, eccellenza, non abbiamo mai avuto da fare con la giustizia. Vabbè, vi fa tanto terrore la giustizia? Sì, signore, le dico. Non abbiamo più sangue nelle vene. La mala gente, eccellenza, da fare con la giustizia. Noi siamo quattro poveri disgraziati, se adesso la giustizia si mette contro di noi. Ma no, via, ma che dite? State tranquilla che la giustizia non si mette contro di voi. Perché, Vossignoria, allora ha fatto chiamare mio padre? Perché? Perché vostro padre, e vostro padre vuol mettersi lui contro la giustizia. Mio padre, che dice? Ma no, state tranquilla, vedete che sorrido. Scusatemi, voi non sapete che vostro padre si è querelato contro il figlio del sindaco e l'assessore Pazio. No, signore, non sappiamo nulla. Mio padre si è querelato. Ecco gli atti, leggete. Signor giudice, è come impazzito mio padre, da più di un mese, sì. È un anno che ha perduto il lavoro. L'hanno cacciato via, gettato in mezzo a una strada, fustigato da tutto il paese. Dio, si è querelato contro il figlio del sindaco. Signor giudice, con questa guerra che tutti gli fanno, con questa fama che gli hanno fatto di iettatore, è come impazzito mio padre, le dico, la supplico, gliela faccia ritirare con questa querela, gliela faccia ritirare. Sì, ma sì, infatti l'ho fatto chiamare proprio per questo, per parlargli. Ma voi sapete, molto spesso è più facile fare il male che fare il bene. Come? Per Vossignoria? Sì, cara, anche per me. Perché vedete, il male si può fare da parte di tutti a tutti. Il bene è solo a coloro che ne hanno bisogno. E lei? Lei crede che mio padre non ne abbia bisogno? Ma sì, lo credo, lo credo. E allora faccia di tutto, eccellenza, di tutto! Non c'è più pace per lui. Non c'è più bene in questo paese.
non potreste andare via da questo paese. E dove? La signoria non lo sa come funziona. Ce la portiamo addosso la fama. Ovunque andiamo non si leva via neppure col coltello. Vedeste? Vedeste come si è ridotto mio padre? Pare un gufo. Poi indossa certi occhiali e si è tagliato e cucito da sé un certo abito che quando lo metterà farà fuggire la gente e scappare i cani anche. Ma perché? 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 Lo sa lui perché. La supplico, gliela faccia ritirare con questa querela, gliela faccia ritirare. Sì, ma sì. La prego. Ma certo, vi ho detto che gliela faccio ritirare. Chi è? Rosario Chiacchiano! Mio padre, oddio, 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 non devi trovarmi qui, eccellenza! Calmatevi, che succede? Vi mangio? No, è che lui non vuole che usciamo di sera, dove mi nascondo, eccellenza! Mi nascondere, venite! Dove? Proseguite lungo il corridoio, sì. Poi a destra troverete l'uscita. Ok, eccellenza, serva vostra e mi raccomando. Arrivederci. Un momento! Avanti, introducetevi. Ma fatemi il piacere. Ma che storie sono queste? Ma vergognatevi. Dunque lei non ci crede? Via, Chiacchiano, vi ho detto di farmi il piacere, su, venite. Non mi si accosti, se ne guardi bene, vuol perdere la vista degli occhi. La vista degli occhi. Seguitate, Chiacchiano, seguitate pure. Quando sarete comodo, qui c'è una sedia. Sedete. La vista degli occhi. Chiaro, io vi ho fatto chiamare per il vostro bene. È bene che lo sappiate. Per il mio bene. Per il mio bene, lei dice. Ha il coraggio di dire per il mio bene. E lei si figura, signor giudice, di fare il mio bene dicendo che non crede alla iettatura? Volete che vi dica che ci credo? Vi dirò che ci credo, va bene così? No, signore, lei c'ha da credere sul serio. Sul sedio! Non solo, deve dimostrarlo istruendo il processo. Beh, questo sarà un po' difficile. E allora me ne vado. Come se ne va su via, Chiacchiero, non fate storie. Sedete. Io? Storie? Non mi ci menti. O ne farà una tale esperienza. Si tocchi. Io non mi tocco niente. Si tocchi, le dico, sono terribile, sono... Ah, Chiacchiero, basta! Non mi seccate. Ora sedete e vediamo di intenderci. Benedetto iddio. Come vi stavo dicendo, Chiacchiero, io vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che questa via che voi avete intrapreso non è una via che vi possa condurre, come dire, ad un buon porto, ecco. Signor giudice, io mi trovo con le spalle al muro dentro un vicolo cieco. Di che porto, di che via mi parlo? Di questa per cui io mi vedo incamminato e di quell'altra della querela. Scusatemi, già tra di loro queste due vie mi sembrano così, non vi pare? No, signore, pare a lei. Pare a me. Ma, scusatemi, là, nel processo, voi accusate per diffamazione due perché vi credono uno iettatore. Ora voi vi presentate a me, qui, così parato, in veste di iettatore, e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore, perfettamente. E non pare anche a voi che ci sia una contraddizione? A me pare un'altra cosa, signor giudice, che lei non capisce niente. Allora dite, caro Chiacchiero, sarà forse una sacrosanta verità questa che mi dite? Abbiate la bontà di spiegarmi, perché io non capirei niente. Vi servo subito, e non solo vi farò vedere che lei non capisce niente, ma toccare con mano che lei è un mio nemico. Io? Lei, sì signore, lei.
Mi dica un po', sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio? Lo so. E lo sa che io, Rosario Chiacchiaro, io stesso sono andato dall'avvocato a passargli sotto mano tutte le prove del fatto? E cioè che non solo mi ero accorto che da più di un anno tutti nel vedermi passare facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti, ma anche tutte le prove documentate, testimonianze irrepetibili, sa? Irrepetibili! Di tutti i fatti spaventosi sui quali è fondata incrollabilmente la mia fama di iettatore? Probabilmente non ho ben compreso, Chiacchiaro. Voi avete portato le prove all'avvocato avversario. All'orecchio, sì signore. Io vi prego di perdonarmi, Chiacchiaro, ma sinceramente ci capisco ancora meno di prima. Meno capisce niente. Scusatemi, voi avete portato delle prove contro voi stesso all'avvocato avversario. Ma perché? Forse per assicurarvi la soluzione di quei due. Ma allora perché vi siete querelato? Ma in questa domanda appunto la prova, signor giudice, che lei non capisce niente. Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che venga riconosciuta ufficialmente questa mia potenza terribile, che ormai è il mio unico capitale, signor giudice. Il vostro unico capitale. È bel capitale davvero, povero Chiacchiaro. Ora capisco. E che me ne fa? Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Ma, signor giudice, lei per esercitare codesta professione di giudice anche così malamente, esercita, dico un po', ha dovuto prendere la laurea? La laurea, certo. E dunque voglio la patente di iettatore, con tanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E voi che cosa ve ne farete? Che me ne faccio? Dunque è proprio deficiente lei, lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Ah, ne par poco, sarà la mia professione, la patente di iettatore. Io sono stato assassinato, signor giudice. Sono un povero padre di famiglia, lavoravo onestamente, mi hanno cacciato e buttato in mezzo ad una strada perché iettatore. Mi hanno cacciato con una moglie paralitica in un fondo di letto da 3 anni e con 2 ragazze, che se lei le vede, signor giudice, strappano il cuore dalla pena che le fanno, belline tutte e due. Ma nessuno più vorrà saperne di loro perché figlie mie, capisce? E lo sa di che cosa campiamo adesso tutte e quattro? Del pane che si leva di bocca il mio povero figliolo, che pure lui ha una famiglia, 3 bambini. E per quanto tempo ancora, signor giudice, potrà fare questo sacrificio per me? Non mi resta altro che fare la professione di iettatore. Io lo capisco anche, Chiacchio. Ma voi che cosa ci guadagniamo? Che ci guadagniamo? Allora glielo spiego. Intanto mi vede con questo abito, questo cappello, questi occhiali. Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo. Lei mi chiede come? Me lo domanda, ripeto, perché lei è mio nemico. Non mi pare. Lei, sì, signore, perché s'ostina a non credere alla mia potenza. Ma per fortuna gli altri ci credono. Tutti ci credono. Questa è la mia fortuna. Nel nostro paese ci sono tante case da gioco. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir niente. I giocatori, il tenutario della casa mi pagheranno sotto mano per farmene andare via e non avermi vicino. Mi metterò a ronzare come un moscone davanti a tutte le fabbriche. Andrò a impostarmi ora davanti a quella bottega, ora davanti a quell'altra, là.
Ma c'è la bottega di un gioielliere. Davanti alla bottega del gioielliere mi pianto lì così e mi metto a squadrare la gente che passa così. E chi vuole che entri più in quella gioia ad acquistare qualche gioiello? Qua a vedere quella vetrina, no. Uscirà il padrone, mi metterà tra le mani 2-5 lire per farmene andare via e impostare di sentinella davanti alla vetrina del rivale. Sarà una specie di tassa che d'ora in poi mi metterò ad esigere. La tassa dell'ignoranza. Dell'ignoranza? Ma no, caro lei, la tassa della salute, perché ho accumulato tanta bile, tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo di avere qua, in questi occhi, la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Si tocchi. È rimasto come una statua di sale, via, si alzi e si metta a istruire questo processo che farà epoca, in modo che i due imputati siano assolti per inesistenza di reato. Questo vorrà dire per me la patente vietatore. La patente? Sì, la patente. Sì, signore. Avrà aperto la finestra. Che ma quale vento! Lei non voleva crederci, ma io mi ho data la prova. È così come è morto il cardellino uno a uno, morirete tutti. Ma come sta scritto? Io sono un padre di famiglia. E allora qua pagate la tassa! La tassa! Ha visto e non ho ancora la patente. Istruisco il processo